Mi chiamo Carlo Vena, sono un docente di questo istituto, faccio parte del Dipartimento di Termoidraulica dove insegno LTE e TMA, ovvero Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni e Tecnologie Meccaniche Applicate. Gli allievi che scelgono l'opzione termoidraulica dopo il biennio, oltre alle due materie appena citate, seguono lezioni di TTIM, Tecnologie Tecniche di Installazione e Manutenzione, e TEA, che è Tecnologie Elettriche, Elettroniche ed Applicazioni. Quest'ultima complementare alla parte impiantistica termoidraulica per quanto riguarda i collegamenti elettrici degli impianti e la regolazione degli stessi. Al termine del percorso scolastico, l'allievo che sceglie l'opzione termoidraulica, oltre alle competenze generali relative alla manutenzione ed assistenza tecnica, è in grado di conoscere le principali normative per la realizzazione degli impianti termoidraulici. Al termine del percorso scolastico, gli allievi conoscono le principali tipologie impiantistiche, con particolare riguardo all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Il Dipartimento di Termoidraulica ha sempre cercato di rispondere alle esigenze del territorio, formando figure professionali adeguate alle richieste del mondo del lavoro. Per questo motivo, da anni, il percorso di PCTO, la Extra Alternanza Scuola-Lavoro del nostro Dipartimento, trova collaborazioni continuative e costruttive con le principali aziende del settore termoidraulico. Al termine del percorso scolastico, gli allievi possono accedere all'università oppure semplicemente affrontare il mondo del lavoro e quindi andare a lavorare nel settore della termoidraulica.